A lasciare di Sasso è lo spessore umano. Luca Bonassi parla con una maturità rara, lontana dai luoghi comuni che vogliono i giovani di oggi affezionati a cellulari e social, incapaci di apprezzare fino in fondo il mondo intorno. Dire la verità, sono un ragazzo che sta molto in casa, che non, soprattutto in questo periodo non tende a uscire molto e mi piace molto guardare le partite in televisione, ad esempio il lunedì sera, il venerdì sera, i posticipi di gara la maggior parte delle volte. Invece il sabato pomeriggio dormo tutto il pomeriggio. A 16 anni ha esordito in Serie D, protagonista della vittoria del Ponte San Pietro sul campo del Crema. Il giorno dopo, in classe, ai compagni lo ha raccontato a bassa voce, quasi volesse evitare di disturbarli. Allora, i miei compagni sapevano che ero in prima squadra, così mi hanno fatto tutti i complimenti e basta, niente di più. Perché io poi non sono uno che enfatizza le cose, poi non mi sembrava di aver fatto anche una gran prestazione, alla fine è andata così, molto meglio così, secondo me. Il mister, quando mi ha detto, gli ho detto: mister, fa piacere, perché vuol dire che è un altro giovane che stiamo crescendo, giusto che sta coi piedi per terra, ma lui c'è tutte le carte in regola per fare bene. Per declinare le emozioni nel modo giusto, cercare di non farsi travolgere dagli eventi, i consigli di un maestro d'eccezione. Ferreira Pinto, calciatore dal passato luminoso, a cui un tempo chiedeva con gli amici foto e autografi e che oggi ritrova nelle vesti di capitano. Piccolo, fino ad arrivare alla prima squadra nostra, è sempre stato uguale, no? Nel senso, vedo che arriva al campo, toglie tutto il materiale fuori, prendi i palloni, inizi a palleggiare. Sono pochi i ragazzi che ho visto in Serie D fare quel tipo di cose lì, no? Quindi vuol dire che è un ragazzo molto inquadrato, che c'è voglia di giocare a calcio, c'è voglia di arrivare, c'è voglia di si divertire, no? Quindi si vede proprio dei suoi atteggiamenti, anche quando sbaglia, che fai, noi correggiamo, perché noi, almeno io, ho il compito di correggere i più giovani, di fare capire che quella cosa non devi fare. Però lui, quando, tutte le volte che parla, lui sta lì a ascoltare, attento. L'ex 79 dell'Atalanta ha lasciato da un pezzo i riflettori della Serie A per ritagliarsi in provincia un ruolo nuovo, questione d'amore per il calcio e la famiglia. Ho detto: se trovo una squadra vicino a Bergamo, voglio restare, indipendente che sia categoria o non categoria. Allora sono rimasto qua un mese e mezzo a cercare una squadra di categoria intorno a Bergamo. A qualcuna trovata, ma non la trovai, che devi fare chilometri in macchina, allora ho deciso di non andare, rifiutano tutto. Allora ho ricevuto, tipo, c'è Quaglia che fa il settore giovanile, Andrea Quaglia, che giocava da Modena, fa il settore giovanile del Pontiso, e mi ha detto: vuoi che ci proponga il nostro presidente? Gli ho detto: va bene, visto che Ponte è vicino casa. E mi ha proposto il presidente, mi ha preso. E da lì sono nato un amore incredibile, perché, ripeto, a Bergamo tutto l'amore che ho per la gente di Bergamo, per l'Atalanta, dei miei tifosi, e adesso c'ho anche una parte di Bergamo che si chiama Ponti, che c'ho nel cuore, perché veramente vedere l'affetto che c'è la gente per me, perché gioco in Serie D, capito? Fa piacere. Luca lo guarda, ascolta e impara, sperando in futuro di emularne le gesta e, più nell'immediato, di batterlo in allenamento. Lui è stato il primo giocatore dell'Atalanta ad avermi fatto un autografo a Rovetta in ritiro, e giocarci insieme è stato qualcosa di indescrivibile. Non ho proprio parole, perché è stato bellissimo. Ogni tanto, quando giochiamo la partitella e magari sono in squadra con lui, magari vinciamo, e Adriano viene lì e mi viene a dire: Luchino, ce l'hai fatta a vincere oggi, eh? Lì per scherzare, perché non ne vinco tante di partitelle in allenamento.